Bella a tutti ragazzi, sono Executive Chef Gabriele di In Cucina con Chef Gabriele. Allora ragazzi, no, non siamo in una conferenza stampa, ma siamo nella presentazione del nuovo progetto approvato dal direttivo lo scorso 7 gennaio 2017 nella riunione ordinaria, progetto denominato All'alberghiero con Chef Gabriele. Questo è un vlog, un video molto tecnico per presentarvi il progetto. Allora ragazzi, il progetto In Cucina Chef Gabriele nasce dopo un'attenta mia riflessione per quanto riguarda l'uso che i giovani di oggi fanno dei social, il mondo web in generale. Quindi intendiamo Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, YouTube, ma a seguito di un'attenta analisi che abbiamo fatto nel mondo e quelli sono degli istituti professionali alberghieri. Quindi un'analisi che mi riguarda molto da vicino, abbiamo visto insieme al nostro staff che molte volte quando un docente assegna per poi fare la propria in laboratorio quella che può essere una ricetta, che ne so, cannelloni all'italiana, opposto di quello che può essere a prendere un libro, libro di cucina, sfogliare le pagine, andare a vedere la ricetta e scriverla, abbiamo visto che viene molto più semplice andare su un blog di cucina e semplicemente prendere la ricetta da quello che è un sito web o da un blog. E molte volte questo è quello che accade anche sul nostro blog. E quindi abbiamo capito anche che, come ormai si dice, la scoperta è l'acqua calda, i giovani utilizzano YouTube anche per studiare. Che se noi digitiamo su YouTube come si calcola una frazione algebrica, vediamo un vero e proprio tutorial. Ed ecco qui che la nostra idea è quella di, in queste serie video, quindi sono indirizzati agli studenti degli istituti professionali alberghieri, ma anche magari per le persone normali, adulte, che magari vogliono capirci un po' di più su quelle che sono magari le sigle che troviamo sui prodotti o nelle aziende alimentari, come ad esempio HACCP, IGP, DOC, eccetera. Appunto, la finalità del nostro progetto è quella di diffondere le cose che sono di base tra giovani e meno giovani, tra le persone giovani e meno giovani, diciamo, in maniera completamente gratuita, mettendo in campo quelle che sono le basi e le conoscenze che io in prima persona sto apprendendo tramite appunto l'alberghiero, ma anche quello che il mio staff stiamo apprendendo, le conoscenze non abbiamo. Ovviamente ho già detto questo a Gabriele, a ogni video ricette troverete su questo canale YouTube, ci sarà il riferimento proprio di tutto questo progetto, ci sarà la playlist sul canale, ma ogni video ricetta ci sarà un suo singolo articolo di riferimento sul blog. Al punto poi sul blog del canale, creato, ricordo, il blog creato in collaborazione con Giorgio Zafferano, avremo anche un link interattivo dove potrete scaricare il riassunto, il vero e proprio copione. Vedete, le cose che io ho trattato, che ho detto, lo avete scritto in un file PDF che potete scaricare gratuitamente e stampare tramite un link in HTML di interazione con il nostro blog, anche questo tramite. Come tutti i progetti, grandi e piccoli, hanno un costo, noi in Cucina Chef Gabriele abbiamo direttivo, ha deciso di imporci, anche io proprio nel direttivo ho deciso di imporre un budget massimo. È un budget molto gonfiato, sinceramente proprio, ed il costo è appunto il costo. Abbiamo deciso di richiedere come budget massimo 150 euro per la realizzazione di questo progetto. In questi 150 euro, ragazzi, non immaginate chissà cosa, ci sta più il costo dello staff, ci sta ad esempio gli ingredienti che potremo comprare per i video, ma anche il fatto che al termine del progetto verrà poi fatto tutto copertinare, verrà tutto fatto impaginare. Ovviamente nel budget di questo, quindi la luce, il gas, lo staff, la linea internet, eccetera. Ovviamente inutile che ve lo dico, i video saranno tutti pre-registrati lo stesso giorno, cioè oggi. E la prima parte del progetto sono 7, se non erro. No,
8 episodi che saranno tutti già programmati, usciranno tutti mercoledì alle ore 11.30 sul nostro canale. Inizieremo dal mercoledì 1 marzo, cioè che sarà oggi per voi, cioè da questo video uscire il 1 marzo, fino al 19 aprile sempre alle 11.30. Ragazzi, in questo brevissimo, mi auguro, vlog abbiamo voluto presentarvi il progetto. Per informazioni, domande, potete, e anche consigli, potete commentare qui sotto i video, i nostri moderatori saranno pronti ad aiutarvi e ascoltare i vostri consigli. Ci tengo a precisare che questo progetto, tutti i commenti che vedrete, tutti i documenti che vedrete, sono stati scritti da Executive Chef Gabriele, di Cucina Chef Gabriele, con la revisione e approvazione della nostra relazione interna e del direttivo. Questo progetto qui, voi sul blog troverete questo, che è praticamente la proposta di la richiesta di approvazione del progetto abbiamo sottoposto al direttivo. Questo documento, diciamo, lo troverete online sul nostro articolo, documento redatto il 22 dicembre 2016. Ultima cosa, il link dell'articolo di riferimento a questo video qui sotto in descrizione. Da Executive Chef Gabriele per questo video è tutto, vi do appuntamento a mercoledì 8 marzo 2017 alle ore 11.30 con la prima puntata del progetto all'Alberghiero Chef Gabriele, dove tratteremo l'Hazard Analysis Critical Control Pods, ossia l'HCCP. Quindi ragazzi, noi ci vediamo l'8 marzo, vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook In Cucina con Chef Gabriele, a iscrivervi al mio canale YouTube e Google Plus In Cucina con Chef Gabriele, a seguirmi su Instagram In Cucina con Chef Gabriele e su Twitter In Cucina con Chef G. Seguirmi anche su seguirmi e stalkerarmi anche su Snapchat Chef Gabriele 11, perché 11 è un segreto aziendale. E controllare anche il nostro blog, creando in collaborazione con Giorgio Zafferano, all'intervista Banzai, In Cucina Chef Gabriele, Executive Chef Gabriele, tutto. Noi ci vediamo nella prossima puntata, l'8 marzo, ore 11.30, su questo canale. Bella ragazzi!